Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo video Cosa mangio in un giorno in autunno. Per colazione questa volta ho deciso di preparare un plum cake alla zucca con cannella e gocce di cioccolato. Come sempre qui nelle clip vedrete il metodo di come fare la torta e troverete tutte le grammature esatte nel box informazioni. Questo plum cake alla zucca è super facile da fare e soprattutto non sporcherete niente, solamente una ciotola e un mestolo e una frusta a mano. Infatti dovrete semplicemente unire tutti gli ingredienti, prima quelli liquidi e poi quelli solidi. Io ho deciso di dargli la classica forma del plum cake, ma potete utilizzare questo impasto anche per fare un ciambellone o addirittura per fare dei muffin, verranno buonissimi. Ovviamente se deciderete di fare i muffin il tempo di cottura sarà ridotto. E comunque non so voi, ma io in autunno non faccio altro che mangiare zucca, la mangerei in qualsiasi cosa e quindi anche per la colazione. Io ho voluto impreziosire l'impasto con delle gocce di cioccolato fondente, ma se volete potete ometterle o se no aggiungere nocciole o noci, quello che vi piace. Fatto l'impasto ho foderato lo stampo di un plum cake con della carta forno alla base e poi ho spruzzato con l'olio spray tutti i bordi. Ho versato tutto l'impasto, livellato e cotto a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Ovviamente dipende dal vostro forno. Ed eccolo qui il mio plum cake alla zucca, cannella e gocce di cioccolato. Ha un aspetto meraviglioso, il suo profumo è intenso e super, super autunnale. Inoltre, come vi sto mostrando dalla clip, è molto soffice perché rimane umido e quindi super delizioso, veramente sfizioso, provatelo. Per pranzo sono andata a fare una zuppa di cannellini e cavolo nero. Avevo messo in ammollo questi cannellini da circa 2 giorni, cambiando sempre l'acqua. Così finalmente li ho messi in cottura in una pentola con abbondante acqua, olio e sale. Mentre cuocevano ho iniziato a pulire il cavolo nero. L'ho tagliato a pezzettini, così a striscioline, eliminando la parte, quella della foglia, questa qui per intenderci, che è più dura. A fine cottura, dopo circa 50-55 minuti, vado ad aggiungere il cavolo nero e faccio cuocere per altri 10 minuti e la zuppa è pronta, autunnale e super gustosa. Volendo si possono anche frullare i cannellini e aggiungere il cavolo nero dopo. Ma passiamo alla cena. Ho deciso di fare con i carciofi che avevo congelato e che avevo fatto vedere in qualche video precedente una focaccia farcita di carciofi, appunto. Quindi qui vado a preparare l'impasto per questa focaccia, super super semplice. Ho messo l'acqua con un po' di zucchero e lievito, ho mescolato tutto fino a scioglimento del lievito e messo da parte per qualche minuto. Nel frattempo sono andata a pesare la farina 00, la farina di semola a cui ho aggiunto il sale, e poi sono andata semplicemente in planetaria ad impastare tutto con il gancio. Ovviamente potete farlo anche a mano, dà sicuramente una sensazione migliore impastare a mano, però io come al solito andavo di fretta e quindi ho usato la planetaria, però ovviamente vado a finire l'impasto a mano. Impastato per bene il panetto, lo vado a ricoprire e lo faccio lievitare per 2 ore e avrà un aspetto più o meno così. Vado quindi a preriscaldare il forno a 180 gradi, divido l'impasto in due parti e lo vado a stendere entrambi le parti con il mattarello.
poi metto il ripieno di carciofi che avevo fatto semplicemente sobbollire in padella con uno spicchio d'aglio, del sale, dell'olio e del pepe. Metto tanta mozzarella sopra e vado a ricoprire con l'altra parte di impasto che ho precedentemente steso con il mattarello. Vado poi a chiudere tutta la focaccia ripiena, semplicemente chiudendo con le dita l'impasto, quello alla base e quello superiore, come vedete qui nella clip. Poi lo metto in teglia e vado a massaggiarlo con un po' d'olio per far sì che poi in cottura venga più croccante e colorito, e in forno a 180 gradi per 40 minuti. Ed ecco qui come risulta dopo la cottura, bella croccante e profumata. Questa torta farcita, focaccia farcita, si può fare con qualsiasi ripieno. A me piace anche molto con salsiccia e broccoli o semplicemente col pomodoro e la mozzarella. Fatela, riproponetela perché è veramente buona. Io vi mando un abbraccio, alla prossima!